Vi assicuro che è veramente molto più infido, hai un po' di grip, poi hai le pietre che non tengono niente. Buongiorno amici, bentornati sul canale. Oggi giornata particolarmente limpida, compagnia nutrita, quasi tutti elettrici. Dovevo prendere la turbolevo ma non me la sono sentita. Siamo sopra Susa, andiamo a fare o GTA o 559, non ricordo. Allora, ho fatto fermare la cumpa appositamente per prendere fiato e ricordarvi di iscrivervi al canale. Ti sei iscritto? Se non ti sei iscritto, il video si blocca. Scherzo. Il video va avanti. Ma se non sei iscritto, fallo. Perché più siamo, più ci divertiamo. Più contenuti arrivano sul canale. Allora, io pedalo in salita e tu ti iscrivi al canale. 730 saliti. Siamo quota 1200. Il panorama è stato più o meno sempre questo. Come diceva quello, le cose belle della vita o sono immorali o fanno ingrassare o arrivano dopo la salita. Forse questa l'ho aggiunta io. Sono certo che lo riconoscerete. Questo è il tornante in cui la bici stava in piedi da sola durante il giro più epico dell'anno. Se non l'avete visto, qua in alto a destra c'è il link per andare a vederlo. Questo vuol dire che siamo quasi a Borgata Alpini. Quanto manca? Ci fermiamo? Ho fame? Scappa la pipì? Al prossimo ci fermiamo? Siamo arrivati? Posto tappa, case alpine. Andiamo dal capocordata a capire cosa è successo. Capocordata? Come procede la gita? Allora c'è un po' di nebbia, gli irti colli e adesso abbiamo fatto il punto situazione con i due Pathfinders, Otto e Vizio, che hanno detto che è una cagata la neve su. E allora non andiamo fin su, ma ci teniamo un po' più giù, che geograficamente due tornanti qua sopra, che è l'imbocco di Cialatrà. Da lì in poi si scarpina e speriamo bene. Come si scarpina? C'era nel declimber del messaggio. Ah, c'era. Che fatica! Anche gli elettrici spingono, anche i ricchi piangono. E niente, anche oggi si spalla. Che noi, se non ci facciamo almeno 20 minuti bici a spalla, non siamo contenti. Finito? Inizia già la discesa? Giù dal trucco senza inganno. Viscidissimo. Non capisco se sono troppo duro di gomma, ma non mi piace tanto la cianciaccione. Non va male, secondo me sono ancora troppo gonfio davanti. Ok, molto meglio con la ruota un po' più sgonfia. Questa è la parte bassa del trucco. Io ho un aneddoto gustosissimo.
Il trucco è stato il primo giro che ho fatto con loro 3 anni fa. La prima notturna. Quindi io ero giustamente intimorito. E ci fermammo, era estate, ci fermammo a mangiare al rifugio e poi scendevo da questo sentiero. Tutti loro avevano il casco integrale e quindi ho deciso di portare il casco integrale anch'io. Probabilmente ho preso freddo mangiando e durante la prima discesa ho vomitato dentro al casco integrale. Per cui il mio giro di battesimo con i Maybust fu all'insegna del vomito. Oh, bello pulito come piace a me. Oh, bello bello questo sentiero, questo terreno compattone. Bello fresco comunque. Però direi che va di lì. Sì, sì, bello bello. Quella che hai fatto tutta alta, ti ho seguito, è proprio... Come dire, l'aderenza sulle pietre non è proprio... ottimale. Il sentiero non è proprio pulito. Ed è anche bello fresco e umido, 1,5 gradi. Devo dire che col guantino estivo non sento tanto il dito che frena. Viscido. Sulla pietra c'è da divertirsi. Tipo qua. Bello morbido, senza frenare, molla tutto, non inchiodare, soprattutto sulle pietre, scegli la linea centrale, e qua, dritto per dritto. Però c'è un gradino. Ehi! La devi far andare ma con moderazione! Vai dritto, dritto, c'è il gradino che ti aiuta! Quella tiene, non frenare! Ok! 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 Guarda, lì la c'è! Vai! Aspetta che qua! Sono contento perché è una roba che l'anno scorso non avrei fatto. Aspetta, mi metto i guanti invernali.
guanto invernale ed è già tutta un'altra storia. Qua è un bunny hop. Qua sì, io l'ho fatto. Io... Tanto che non l'ha visto nessuno. Meno male che ho messo la gomma da DH davanti. Frutto libero! O la va o ti spacca. O mi spacco. Ma sei un kamikaze, ti adoro! No, no? Questa... Oh, mio. Ma magari cado ancora qua, Che bell'ingresso del sentiero. Qua le pietre sono sempre molto interessanti. Qui dove mettere la ruota diventa fondamentale. Ah, ma questo è un pezzo del sentiero che abbiamo fatto con la neve. Qua dove c'era il cane. Oh, let the dogs out. Oh, oh, oh. You! Devo dire così una considerazione che non credo che sia banale, ma rispetto a sabato scorso scendere col freno dietro mi dà della sicurezza in più. Peccato solo la nebbia. Sperando che non penalizzi troppo le riprese. Ma il sentiero è veramente super! Tutto a posto, a Ferragosto. È colpa di Nico. Come avete visto però, non perdona se sbagli traiettoria sulle pietre. Difficile correggerla. Mamma mia, ste pietre. Oh, terra, terra, ti amo. Terra, ti amo. Vabbè, è stato un amore breve, breve ma intenso. Tutto bene, guaio meccanico? Forse sì. E qua c'è da divertirsi.
Terriccio, Terriccio, ti amo. Fangazza, ti amo meno. Ecco, eccolo qua. Boh, la foto c'è. Guaio meccanico per i ragazzi. Che hanno fatto? Credo catena. Cosa succede lì? No, di qua. Sì, 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 ecco, io direi, perché non andiamo da una mia zia a Pinerolo? Ultimi 100 metri di sentiero, che però non molla niente. Puntiamo al grip. No, gira il manubrio. Wow, fine. Pezzo più pericoloso. Pezzo più pericoloso sono questi ultimi 5 metri qua sugli scalini. Prima di arrivare io. Bene amici, consueto trasferimento per ritornare al parcheggio. Il giro si chiude qua. Un giro bello soddisfacente, tecnico il giusto, viscido forse un po' più del giusto, ma molto molto divertente. E dunque, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.